Nel nome di Gesù abbiamo autorità. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo con gioia anche in questo giorno la parola di Dio che ci viene data dal Vangelo secondo Luca, capitolo 10, 17, 24. In quel tempo i 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però, perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. In quella stessa ora esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. E rivolto ai discepoli in disparte disse: beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Amen. Cari amici, oggi abbiamo accolto questa parola meravigliosa, una parola dove Gesù stesso ha mandato i propri discepoli, li ha moltiplicati da 12 a 72 e ha dato loro potere e autorità, come anche oggi stesso ha ripreso. Dopo che sono tornati pieni di gioia, dopo aver evangelizzato, e in che cosa consisteva l'evangelizzazione di questi primissimi discepoli, se non nell'annunciare che il Cristo è venuto, il Messia è in mezzo a noi, il regno di Dio è in mezzo a noi. E questi discepoli hanno fatto l'esperienza dell'autorità ricevuta da Gesù stesso. Un'esperienza straordinaria, cioè come Dio attraverso Gesù è intervenuto, ha compiuto miracoli, segni, prodigi, così anche i suoi discepoli hanno fatto la stessa cosa. Ecco perché tornano pieni di gioia dicendo a Gesù: Maestro, siamo felicissimi perché i demoni si sottomettono a noi, perché il diavolo fugge quando noi annunciamo, proclamiamo e preghiamo nel tuo nome. Ma questo fatto, cari amici, non deve essere anacronistico, cioè un fatto del passato che oggi, nel tempo presente, non ha nulla da dire. Anzi, sembra quasi un archivio, un fatto, un racconto. Beati loro. Beati loro che hanno compiuto questi gesti perché Gesù era con loro. Ma Gesù ha detto e ha dato questa autorità ad ogni discepolo. Nel mio nome scaccerete i demoni. Ricordiamoci il mandato di Gesù prima di ascendere al cielo. Sono con voi tutti i giorni. Andate, evangelizzate, portate la mia parola. Imporrete le mani ai malati ed essi guariranno. Nel mio nome scaccerete i demoni, calpesterete i serpenti, gli scorpioni. Fratelli e sorelle, l'autorità che Gesù ha concesso 2000 anni fa ai propri discepoli di quel tempo è la stessa che vuole donare a noi oggi. È la stessa che possiamo avere oggi nel nome di Gesù. Altrimenti la scrittura
è soltanto un libro di fede e storico. Che bello ascoltare ciò che Gesù ha fatto molto tempo fa. Peccato che oggi tutto ciò non accada. E se accadono segni, miracoli, guarigioni, subito in crisi, che cosa succede? Questa cosa non va, non viene da Dio, perché di solito non li vediamo i miracoli e quando arrivano c'è qualcosa di sbagliato. Questo è un buon pensiero comune. Ma in realtà, fratelli e sorelle, la nostra vita non è sufficientemente inserita nella parola di Dio. Poco leggiamo la Bibbia, poco leggiamo le lettere, poco leggiamo gli insegnamenti dei primi discepoli. Ci bastano pochi versetti e poi ascoltiamo tutte le cattive notizie del mondo. E quindi tutte le depressioni, le sconfitte, le angosce, i problemi, le crisi. Ma qui dentro abbiamo la soluzione, fratelli e sorelle. Chiediamo oggi allo Spirito Santo che apra le nostre menti, che apra il nostro cuore per avere fiducia che Gesù è vivo, che Gesù è davvero in mezzo a noi, che Gesù è Dio, che ha il potere sopra ogni essere, che Gesù ha la capacità e l'autorità di scacciare il male dalle nostre vite e l'ha messa nelle nostre mani questa autorità. Però dobbiamo chiederla. Dobbiamo fare un cammino di fede. Dobbiamo proclamare la sua parola. Ecco allora, carissimi amici, invitiamo lo Spirito Santo oggi nelle nostre vite e diciamogli: vieni Spirito Santo, tu che sei il consolatore del Padre, vieni nella mia vita. Spirito Santo, ho bisogno di te, riempimi oggi della tua presenza. Spirito Santo, donami fiducia nelle parole del Vangelo. Donami fiducia che Gesù è vivo nella mia vita. Donami fiducia che posso vedere all'opera il tuo regno, nella mia casa, nel mio lavoro. E Spirito Santo, donami fiducia nel fatto che ho autorità nel nome di Gesù. E donami il coraggio di usare questa autorità. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, con lo slogan di oggi, nel nome di Gesù abbiamo autorità. È così. È un fatto presente, non storico, anacronistico. È un fatto di oggi. E come è vero che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre, anche noi cristiani che viviamo nel suo nome abbiamo la stessa autorità. Ieri, oggi e sempre. Usiamola come? Lasciandoci aiutare dalla parola di Dio e pregando come facevano i primi discepoli. Basta leggere gli Atti degli Apostoli e ci insegneranno come vivere nella fede con l'autorità di Cristo. Grazie per avermi accolto. Buona giornata, a domani. Ciao. Carissimi amici, vi invitiamo al corso Preghiera Personale, un corso della nostra comunità dove vogliamo insegnarvi come stare alla presenza di Dio attraverso la Bibbia, il Vangelo, la sua parola e sperimentare benefici, benedizioni per ciascuno di noi. Vi aspettiamo domenica 8 ottobre a Torino e domenica 5 novembre a Strona. Non mancare, iscriviti per fare questa meravigliosa esperienza.